Con il nuovo anno è arrivata anche la quarta stagione di Sherlock, la serie che vede protagonisti Benedict Cumberbatch e Martin Freeman. Dopo un avvio che qualcuno ha giudicato noioso con l'inspiegabile allontanamento di John Watson, nel secondo episodio, The Lying Detective, si torna a fare sul serio. Ecco qualche considerazione sull'episodio andato in onda domenica 8 gennaio sulla BBC e che sarà disponibile dal 9 gennaio su Netflix. Per chi non fosse in linea con la serie, attenzione, spoiler! Il rapporto fra i protagonisti cambia ineluttabilmente con la morte di Mary, la moglie di Watson. Sembrava che i due si divertissero a fingersi un trio, ma purtroppo la storia era destinata a finire e Watson, umanamente distrutto, incolpa l'amico e sodale di non aver protetto la sua famiglia come aveva promesso di fare. Mary, una donna con un passato ingombrante che muore lasciando Watson solo con una figlia, viene colpita da un proiettile destinato in realtà proprio a Sherlock. Con questa morte riabilita se stessa dall'accusa di essere una bugiarda e di far parte dei cattivi. Peccato però che nel trailer del secondo episodio si intraveda di nuovo tra le infermiere che trasportano una barella. Mary non è morta? È un flashback o si tratta di un viaggio mentale di Sherlock? Ma torniamo al cuore su cui è intessuto l'intero show, ovvero la relazione fra Holmes e Watson. C'è quindi un momento di crisi dovuto anche alla profonda agitazione mentale dell'investigatore di Baker Street, che culmina con uno scontro fisico. La coppia sembra però poi ricomporsi e lo fa anche grazie ad un nuovo e temibile villain, Culverton Smith, interpretato dal brillante Toby Jones, già scienziato pazzo e visionario in Wayward Pines, che metterà in difficoltà il geniale Sherlock Holmes a più livelli. Insomma, la corsa verso l'episodio finale, che segnerà uno spartiacque, è iniziata.